Per il momento c'è quella poco gradita del giacinto d'acqua, una pianta di origine brasiliana che a causa degli scarichi civili ed industriali raddoppia la sua biomassa in soli 15 giorni. Impedisce al sole di penetrare in profondità, ostacolando i processi di ossigenazione, con effetti negativi sulla produzione ittica. Fluttua nel lago poiché le sue radici non sono ancorate al fondo, l'attività della pesca e la navigabilità diventano difficoltose e talvolta impossibili. Non si sa come fermarla. Si tentano soluzioni meccaniche, come l'asportazione, e chimiche, come l'uso di erbicidi, con gravi rischi per l'ecosistema lacustre. Ma la soluzione radicale è una sola, quella di trattare a monte scarichi urbani ed industriali. Ma la gestione di queste strategie è spesso complessa, ambigua, contraddittoria. I fondi anche internazionali sono disponibili, ma la loro incerta gestione sta provocando disastri che potrebbero rivelarsi drammatici. C'è un degrado altissimo quando i pescatori non sono sul lago, sono ubriachi perché sono giovani, molto spesso fanno una vita rischiosa, quindi sono costretti a dimenticare, a prendersi delle parentesi di rilassamento che loro magari interpretano con il bere. Hanno i soldi a disposizione perché vendono direttamente il pesce e glielo pagano, e ci sono usanze, appunto, costumi non proprio comprensibili rispetto alla fortuna del pescatore che prima di andare prima di uscire sul lago a pescare deve fare sesso con qualcuno, quindi da lì la prostituzione, la violenza, eccetera. Anche sui bambini ne soffrono. L'accoglienza sull'isola è festosa. Le capre vengono consegnate secondo gli accordi presi. Le regole sono che i maschi, i becchi, verranno prestati per la riproduzione, mentre i primi capretti che nascono verranno consegnati alle famiglie che ne sono sprovviste. Ora c'è una piccola camminata da fare nella foresta per raggiungere alcune famiglie di agricoltori. Elisa osserva il percorso preoccupata perché, per ragioni logistiche, durante la sua permanenza lo dovrebbe compiere anche a tarda sera. La nostra visita, come al solito, è rapida. Giulio e Roxana hanno modo di controllare come procedono i lavori riguardo gli allevamenti, consuete formalità, con presentazioni e ristoro, e quindi di nuovo sulla banchina. Si è alzato infatti il vento ed è meglio non sottovalutare i rischi della navigazione. Il rientro infatti non è dei più tranquilli, ma riusciamo comunque ad arrivare ambita quando il gremitissimo mercato serale è ancora in corso. Una sorpresa è rappresentata dal diffuso utilizzo di piccoli aratri a trazione animale. È punto di notevole interesse il tentativo di sviluppo dell'avicoltura, come integrazione della dieta povera di proteine animali. Sì, qui c'è il problema sanitario, principalmente per l'environment, l'ambiente, che è troppo vicino a altri animali, come altro poli, capra, quindi trasmettono il rischio di trasmettere enfermedades a nostro poli. Ecco, noi sapevamo che i cani hanno i pidocchi, che i gatti hanno i pidocchi, ecco. Ma che i poli avessero i pidocchi credo che un cittadino comune non lo sapesse. Questo invece sì, è un problema grosso. È un problema grosso perché causa perdita della feathers, come delle piume, della piume alle api, al pulcini, e quindi questo trae problemi nella produzione della uova. Naturalmente. Ma ci sono dei farmaci, dei prodotti che possono essere usati per... Sì, c'era il prodotto. Il problema qui è che è lontano trovare il prodotto per aiutare al poli. Un gruppo particolare è quello denominato Santa Marta. È costituito da donne i cui mariti sono morti di AIDS. Continuano a vivere con il resto della famiglia nelle loro abitazioni,
ma si sono associate per sviluppare un'attività agricola che le renda indipendenti con i loro bambini dal resto della famiglia. C'è infatti qui un'altra consuetudine che tentano di mutare. Le vedove diventano infatti automaticamente le donne del fratello del marito morto, cioè del proprio cognato. Fino ad ora, per quanto riguarda la stagione delle piogge, c'era andata abbastanza bene, ma questa volta all'improvviso il cielo apre le sue dighe e la pioggia che cade in poco tempo è di una quantità impressionante. Ci eravamo spostati in questa zona per osservare con qualche competenza un apiario collocato di recente. Impossibile raggiungere le arnie, immobilizzati in un'aula scolastica. Approfittiamo della presenza di arnie nuove per parlare di tecniche apistiche. Parlo della mia esperienza italiana, delle nostre arnie, delle nostre api che sono più mansuete, dei loro orsacchiotti intoccabili che escono dai confini del parco golosi di miele e insensibili alle punture delle api. Finalmente la pioggia smette di cadere e noi, dopo numerosi tentativi, riusciamo a fatica ad uscire dal pantano e a tornare nella nostra base per la notte. Ora ci trasferiamo a Ujis, dove ci aspettano Luca e sua moglie Stefania. Siamo fortunati, perché nel dover attraversare marginalmente una riserva, pare che le giraffe della zona si siano date tutto appuntamento per salutarci. Festa. Nei villaggi che attraversiamo i canti religiosi ci avvolgono. Veniamo ospitati, ma qui le funzioni religiose e le predicazioni durano anche ore. Riusciamo con garbo a salutare e a staccarci dall'assemblea. Con Luca e sua moglie Stefania siamo ora nelle colline delle Uireins. Qui si parla ancora di api per la produzione del miele, ma soprattutto ci si impegna nel rimboschimento. Queste colline erano boscose, ma qualche anno fa, in seguito ad uno scontro tribale fra Luo e Kikuyu, in cui ci furono oltre 2000 morti, fu anche distrutto, per dispetto allo Stato, l'intero patrimonio boschivo. Immediata fu la ripercussione sulle sorgenti a causa dell'alterazione dell'equilibrio della piovosità. Ora si sta cercando di porvi rimedio. Luca e Stefania seguono da vicino vivai e piantumazioni coinvolgendo la popolazione ed in particolare le scuole. Anche questa è una zona ottima per l'apicoltura ed un falegname locale, intraprendente, si è offerto per costruire arnie razionali su indicazioni di esperti CEFA. In passato la foresta è sempre stata vista come una proprietà del governo e quindi una cosa da sfruttare a scapito di qualcun altro, non una risorsa che può portare dei benefici alle persone che vivono qui intorno. La strada è ancora lunga, oggi è diciamo, uno dei primi passi, però vogliamo veramente le comunità che sentano questa foresta come una loro risorsa, quindi che gli alberi che piantano oggi, che un giorno saranno più grandi, serviranno a loro, serviranno a mantenere la tenuta del terreno, di creare questa consapevolezza. Continuano i nostri spostamenti per documentare le diverse iniziative. L'area è relativamente vasta, ma la difficoltà a raggiungere i luoghi in cui operano i nostri volontari, spesso anche a piedi, dilata i tempi. Qui ora ci prendono in consegna Maurizia e Bledar. Sono reduci da